Questa iniziativa di stamattina a che cosa serve? Allora, questa stamattina è la prima di una lunga serie di iniziative che sono in programma da parte dell'amministrazione comunale per portare alla cittadinanza la conoscenza del piano di emergenza comunale. Questa mattina abbiamo invitato per primi le associazioni di volontariato. Presenteremo il piano di emergenza, poi seguirà un dibattito anche dal punto conoscitivo, insomma, del piano di emergenza che è stato appena redatto e approvato dal comune di Crotone. Questo piano interessa, da quello che ho capito, i volontari in particolar modo? Interessa tutta la cittadinanza. Oggi non è a caso che per prima vengono invitati le associazioni di volontariato della città, perché sono, diciamo che sono membri partecipi del piano di protezione civile, sono le associazioni che per primi vengono poi mobilitate sul territorio in caso di eventi calamitosi, eventi eccezionali. Oggi seguirà anche, ci sarà un ringraziamento a queste associazioni di volontariato che già in occasione dell'emergenza meteo freddo alcune settimane fa si sono prodigate per allestire un campo tenda e dare alloggio ai senza tetto della città. Quanto è importante il volontariato, soprattutto protezione civile, nella nostra terra? Noi puntiamo molto sulle associazioni di volontariato perché ho visto la loro disponibilità e la loro soprattutto competenza. Diciamo che il volontariato in Italia è un'eccellenza mondiale, invidiata da tutto il mondo. Come voi vedrete stamattina ci saranno una grande presenza di volontari che si spendono quotidianamente ogni volta che ce n'è un'occasione, gratuitamente, con spirito di volontà. È un orgoglio per noi avere queste associazioni che collaborano spensieratamente con noi, e questa mattina proprio cerchiamo il loro contributo anche fattivo alla stesura di questo piano. Il dibattito seguirà proprio per eventuali segnalazioni, per eventuale consultazione, per eventuale collaborazione da parte loro nel momento in cui questo piano dovesse essere messo in atto. Ecco, questa task force sta producendo dei risultati positivi per la città? Beh, penso che i risultati si sono visti soprattutto con l'ultimo allerta meteo che abbiamo visto per il problema del freddo, con la mini tendopoli che abbiamo allestito grazie all'apporto importante di tutte le associazioni di volontariato, e quindi penso che tutto sommato stiamo dando dei risultati discreti. In ogni caso oggi c'è il problema del piano di protezione civile, che è un work in progress, nel senso che continuiamo a lavorare su tutte quelle che sono le criticità, quindi tutto sommato non ci possiamo lamentare. Questo è importante anche perché poi passa la notizia e i cittadini possono essere interessati a capire quali sono le regole nei momenti di emergenza. Allora, quanto prima, noi intanto dovremmo avere anche la segnaletica per quanto riguarda i luoghi di ammassamento, le aree di protezione. Avremo tutta la segnaletica che metteremo in città, verranno fatti anche quartiere per quartiere, faremo delle riunioni. Verrà fatto anche un piano di protezione civile e sanitario, quindi speriamo nel corso del 2018-2019 di portare a termine tutto un programma molto, molto organizzato per la protezione civile. La task force si interessa di tanti problemi ambientali, perché nel nostro territorio ce ne sono tanti, è importante anche questo momento per la presentazione del piano emergenza. Soprattutto di vitale importanza sia per i cittadini che per l'amministrazione comunale. Un grande progetto voluto fortemente dall'amministrazione comunale, coadiuvata dall'ingegnere Ciccopiedi, dal sottoscritto e dal dottore De Franco, che ci vede protagonisti di un progetto di validità che darà dei grandi risultati soprattutto sul piano dell'emergenza e di collaborazione con tutti gli enti preposti nella città di Crotone. Un lavoro che, tenendo conto qual è la mappatura di Crotone, insomma, ci mette di fronte a problemi che vanno tenuti sotto controllo, ma a cui la città deve essere sempre preparata, non come è stato nel passato. Guarda, lei dice bene, una città preparata. Noi dobbiamo ringraziare le associazioni di volontariato che, dico la verità, dal primo momento hanno dato forza, sinergia e soprattutto collaborazione a titolo gratuito.
ci deve vedere impegnati tutti. E noi collaboriamo 24 ore su 24 con la Protezione Civile regionale, infatti ringrazio il dottore Tanzi e il dottore Capodonno soprattutto per la loro disponibilità e per il grande contributo che danno ogni qualvolta noi li chiamiamo. È vero che la città di Crotone vive questo problema dell'alluvione del 96 e che ci deve fare riflettere. Noi ci stiamo lavorando, ci auguriamo che non si verifichino determinati eventi, ma facciamo di tutto per, come dire, prevenire meglio che curare. Eccellenza, quanto è importante la presentazione di questo piano per le emergenze? Assolutamente indispensabile, perché il piano, diciamo, di emergenza comunale è lo strumento operativo che ogni sindaco deve avere per naturalmente poter gestire le fasi appunto di emergenza. Da questo punto di vista, sin da quando sono arrivato, ho potuto constatare che ci sono diversi comuni che lo hanno adottato, altri comuni invece hanno soltanto delle pianificazioni, come dire, basate su metodi speditivi, e da questo punto di vista, anche alla luce sia del nuovo, diciamo, decreto legislativo, sia anche della stessa direttiva regionale in materia di rischio idrogeologico, io ho richiamato l'attenzione dei sindaci per la messa a punto o l'aggiornamento del piano di emergenza, proprio perché è uno strumento vitale per un sindaco nella gestione appunto di eventi di rischio. Anche una tutela per un sindaco. Assolutamente, è proprio questo che io in qualche incontro ho voluto mettere all'attenzione del sindaco, perché agire secondo quella che è la pianificazione, che ha naturalmente una base scientifica di riferimento, è per loro naturalmente vitale. Diciamo che c'è anche una bella partecipazione del volontariato, e questo volontariato, a cominciare dalla Protezione Civile ma anche alla vigilanza e alle guardie ambientali, è sicuramente un dato importante per un territorio che è comunque a rischio. Certo, infatti noi sappiamo che il sistema di protezione civile si avvale anche di questa importantissima componente, quella del volontariato, che sia a livello nazionale che regionale opera alla, diciamo, in maniera eccelsa. Certamente però va sottolineato anche un altro aspetto, che occorre anche naturalmente incidere sulla cultura della conoscenza nei confronti dei cittadini, perché l'informazione alla popolazione fa capo al sindaco, ma l'informazione alla popolazione non è semplicemente un dire quello che devi fare, ma abituare i cittadini. Così come per esempio il caso più che mi viene in evidenza è quello giapponese. Ogni cittadino giapponese sa come gestire il rischio sismico, il rischio maremoto. Ecco, noi dobbiamo lavorare ora sotto questo profilo. Rendere i cittadini consapevoli che in un momento di emergenza devono fare determinati passaggi. Perché l'autoprotezione è la prima regola, quindi il cittadino deve essere informato su quelli che sono i comportamenti corretti da tenere, mentre spesso noi assistiamo a episodi che denotano quantomeno o ignoranza o comunque scarsa attenzione a queste piccole regole, che invece poi possono contribuire a salvarci la vita. Nel nostro territorio questo piano lo hanno già messo in campo molti comuni? Eh sì, come dicevo, molti comuni ce l'hanno, alcuni però lo hanno redatto secondo un metodo speditivo che magari ti dice quello che devi fare nel caso di gestione dell'emergenza, ma non è calibrato sul contesto territoriale, e quindi il lavoro che la Regione come Dipartimento della Protezione Civile e le prefetture svolgono, compresa la prefettura di Crotone, è quella di far comprendere agli amministratori l'importanza della redazione di un piano comunale di emergenza. Comandante, l'importanza di questa iniziativa e della presentazione di questo piano emergenza? L'importanza viene dal fatto che ormai in Italia dobbiamo essere programmati e preparati su ogni evenienza. Ricordiamo le foto della lontana alluvione di Firenze nel 66, l'Irpinia nell'80, ma anche Crotone ha pagato il suo prezzo nel 96. La società civile è presente e deve essere presente attraverso anche le associazioni di volontariato, che oggi sono più che mai formate e preparate per qualunque tipo di evenienza. Le istituzioni da sole non ce la possono fare, però hanno il preciso obbligo di programmare gli eventi e mettere in concreto conto tutto quello che può avvenire. Dopodiché l'ausilio di queste associazioni che oggi sono qui presenti consentirà sicuramente di essere più sereni e più tranquilli per ogni accadimento possa capitare.
Non c'è nessun allarme però. No, no, al momento non c'è nessun allarme, ma gli antichi romani dicevano si vis pacem parabellum, se vuoi prepararti alla guerra, se vuoi la pace preparati alla guerra. Quindi noi dobbiamo essere pronti a tutto sperando che quel tutto non succeda mai. Soprattutto fare in modo che i cittadini imparino ad utilizzare le regole per poter evitare drammi in un momento di particolare emergenza. Assolutamente sì, i cittadini devono essere a conoscenza di quelli che sono i fenomeni che possono avvenire, di quali devono essere le regole di condotta minimali da tenere in caso di questo tipo di accadimenti e quindi essere preparati in maniera tale che le istituzioni, le attività istituzionali possano dargli ausilio e metterli in totale sicurezza. Parliamo di questa iniziativa perché è importante, è un piano che riguarda l'emergenza, sicuramente con la collaborazione di tanti professionisti che vogliono mettersi al servizio della città. Tra i miei interventi che farò, delle cose che dirò oggi, una cosa io la devo sottolineare sempre: Crotone è una città dove il volontariato fa specie, dove la gente si spende veramente per il piacere di farlo. E questa è una cosa molto importante. Su questo abbiamo basato tutto il gruppo della Protezione Civile, per cui tutto il volontariato che voi vedete qui intorno sono tutti coloro i quali sono sempre disponibili ogni qualvolta si costituisce il centro operativo comunale di Protezione Civile e soprattutto tanti professionisti che hanno collaborato con noi per l'elaborazione del piano. Oggi presentiamo questo piano ai volontari prima, alle associazioni che ci appoggiano in tutte le azioni di Protezione Civile, successivamente sarà presentato alla città, ai professionisti e a tutte le forze dell'ordine. Diciamo che questa amministrazione sta andando avanti, sta portando a termine una serie di progetti, insomma c'è attenzione e voglia di fare. Questo crea scontento? Ma io non posso stare attento se c'è scontento o meno, sarebbe un paradosso che un'amministrazione comunale fa e porta a termine ciò che si è prefissato di fare e ci sia scontento. Che vada pure avanti lo scontento, noi andiamo avanti per la nostra città. Io ho un solo obiettivo, l'ho detto in campagna elettorale, lo ribadisco oggi, il mio obiettivo sono i cittadini, il mio obiettivo è la città di Crotone, lo faccio con la passione di sempre e con l'amore che ho per questa città e non mi fermerò in questo modo di ragionare, perché credo che solo le cose fatte con passione possano essere portate a termine e completate nel migliore dei modi.